Ammetto che i pini non sono propriamente la mia essenza preferita, però è anche vero che in questo momento in cui devo apprendere non posso avere veramente delle preferenze. Il video di oggi infatti sarà incentrato principalmente sui pini che abbiamo qui, partendo da quelli seminati qualche mese fa fino ad arrivare ad esemplari come questi. In un video passato vi avevo detto che avrei iniziato a seminare dei semi di pino nero e di pino bianco e infatti questa primavera sono germinati fortunatamente, non era mai successo. Infatti ero contentissima. È in questo momento infatti che noi bonsaisti iniziamo a raccogliere, proprio perché da semi si possono produrre anche dei buoni bonsai. Cosa succede però? C'è un piccolo fattore determinante, ovvero il fattore tempo. Per avere un buon bonsai partendo dal seme, infatti ci vogliono almeno 5 anni. Se uno va invece in un vivaio e lo compra, spende magari dei soldini, però risparmia del tempo, però secondo me si perde anche una parte di divertimento. Il bello di far nascere una pianta da seme è proprio il fatto che la si segue fin dal giorno zero, fin dal giorno della germinazione. Ed è proprio quello che sto facendo con i semi sia di pino nero che di pino bianco. Questi infatti, dopo la raccolta, hanno subito una vernalizzazione, quindi li ho messi in frigorifero per un po' di mesi con un po' di sabbia e dopodiché in primavera ho seminato. I più reattivi, quindi quelli che hanno germinato prima, sono stati proprio i semi di pino nero e poi 2 settimane dopo la loro germinazione hanno iniziato anche quelli di pino bianco. Li ho lasciati stare fino a che ho visto che comunque la loro crescita era molto vigorosa e ho deciso di fare una cosa. È stata una scelta sofferta, durante la procedura ho sudato veramente tanto, ho pregato tutti gli dei presenti, passati, futuri, però l'ho fatto, ovvero ho tagliato il fittone principale. Durante la germinazione di un seme, il seme va a produrre questa radice principale e io sono andata a tagliare questa radiciona. Ho sudato tanto, ma veramente tanto. Perché ho fatto questo? Perché voglio produrre una base, un nebari migliore sui pini neri. Altrimenti, se non avessi fatto ciò, la pianta avrebbe continuato a far crescere questo fittone radicale senza effettivamente andare a produrre tante radici secondarie. Questo procedimento l'ho fatto solo sui pini neri. Sui pini bianchi non l'ho fatto perché sono una cagasotto. Pian pianino la pianta crescerà e si arriverà più o meno a questo livello. Questi invece sono dei pini neri che sono con noi oramai da 3 anni e in realtà c'è un po' di miscuglio perché ci sono sia dei pini neri che dei pini rossi. A differenza dei pini neri, i pini rossi producono una sola gettata di gemme, diciamo così, mentre il pino nero, se indotto, può produrre una seconda cacciata di gemme. Ecco, non so se vi ricordate, ma questo pino che era nero poi si è rivelato rosso, ha fatto parte di un mio video e era stato trattato malissimo. E non so perché è ancora qui con noi effettivamente. Ho voluto però stravolgere un attimo. Infatti, se vedete, c'è un vaso superiore e uno inferiore. Quello sotto, che è tutto quanto forellato, è molto utile perché passa più aria, le radici respirano molto di più e quindi effettivamente c'è molta più crescita radicale. Ho usato questo stratagemma perché voglio creare le radici esposte. È un procedimento abbastanza lungo, ma che mi piace sperimentare anche per vedere come funziona il fatto di esporre delle radici. Oltre a tutte queste varie sperimentazioni, una volta che l'estate era quasi giunta al termine, abbiamo deciso poi di pulire dagli aghi vecchi tutti i pini che avevamo. È stato un procedimento molto rilassante, ma necessario, soprattutto per tutti quei pini che producono una sola cacciata di gemme. Per esempio, i pini rossi, i pini bianchi, oppure anche gli Scots Pine. Tutti loro producono una sola cacciata di gemme e pulirle dagli aghi vecchi può indurre alla produzione di nuove gemme. Questo fa parte di quei lavori che sono non indispensabili, però assolutamente utili anche per aumentare il valore di una pianta. Questo pino poi in particolare sarà il soggetto, uno dei soggetti di uno dei futuri video e sarà, penso e spero, uno dei video più belli che porterò sul canale nel 2022. Io spero che il video di questa domenica vi sia piaciuto, nel qual caso ci vediamo nei commenti. Ciao!